Allora, mi scrive un'ascoltatrice, un ascoltatore, cito un caso, lista per attesa mammografia alla ASL 12 in Umbria, 14 mesi, a pagamento in ospedale il giorno dopo, costo 205 euro, questo è avvenuto a mia moglie, oggi ha fatto la mammografia pomeriggio alle 14, quindi tengono libero il macchinario solo per coloro che pagano, cioè questo è il problema però, Roberto Turno, cioè... Niente in contrario con l'intramoenia, però non può diventare prioritario il pagamento al privato e quindi la stessa macchina della mammografia. Se sei pubblico, aspetti 14 mesi perché nel frattempo devi scaricare tutto il privato. Faccio ancora due esempi, poi sto zitto. Un pediatra ospedaliero mi dice: stiamo facendo i salti mortali per rispettare i tempi, ma siamo senza personale e quindi si allungano le liste d'attesa. E poi un ascoltatore che mi scrive che ha prenotato una visita per suo figlio a Padova nell'aprile del 2015, gli hanno dato l'appuntamento per marzo 2018. Allora, andiamo un po' sulle responsabilità per non stare solo mancano i soldi. Qui c'è dei dirigenti che dovrebbero dirigere e vigilare, andrebbero rimossi se non lo fanno, dei medici che andrebbero probabilmente... sanzionati e degli assessori che dovrebbero rispondere di come funziona la loro sanità o no? Il punto è che qui parliamo di regole che già esistono, non è che non esistono, perché chi è corrotto può essere condannato, chi lavora poco può, chi lavora male c'è le responsabilità. Queste regole esistono, vanno applicate. Quindi se le cose non si fanno, il punto è che questa torta è troppo prelibata, cioè qui parliamo di un affare da 150 miliardi l'anno, d'accordo? Senti, la soluzione di rivedere l'intramenia? L'intramenia va evitata il più possibile, poi se uno... per scelta personale, però scelta personale che non dipenda dal fatto che attendo, che non attendo, preferisce, voglio quel medico lì, ma magari se c'è il fondo integrativo, se lo può permettere, oppure qualcosa, insomma, ma scelta personale, quando diventa sistema o quasi, siamo... Sì, ma come fai a fare una scelta personale se mi scrive un ascoltatore che per operazione di cataratta a Bergamo, cito volutamente il nord, perché... No. Con il sistema sanitario nazionale un anno di attesa a pagamento con 1500 euro tutto in un mese, come fai a dire che è una scelta personale? Se hai liste d'attesa che non sono quelle attuali, che sono corte, speriamo, c'è la scelta personale del medico piuttosto che del posto letto, che tutto quanto. Però guarda, quando si parla di sanità si cade troppo facilmente, lo faccio anch'io, un po' nel qualunquistico. Ci sono d'accordo, perché il tema è immenso. Badiamo che gli ospedali sono una polveriera, che lavorare in un ospedale per un medico, per un infermiere, è spesso un inferno. Questo lo è. Cioè, non è che poi dici, il medico che non lavora, cioè, è no, un no, sistema questo... in sé che non va. Quindi io... mi tiro fuori dall'attacco al medico, al primario, al che... non è che siano tutti santi nemmeno lì, eh? Assolutamente no, però magari... poi si rischia di fare tutti colpevoli, quindi no, tutti no, liberi. No, ho solo detto questo che... questo non può essere, eh? Allora, dopo il traffico...